vista, vuoi perché gli sfuggiva, non riusciva a colpirlo, poi era un po' stanco e allora è arrivato a quel punto, ha provato a dare un morso, ma lui è consapevole che non era per fare un danno. Certo. No, questo credo che sia, no, sia anche da rimarcare. Senti, ti volevo fare anche quest'altra domanda tecnica su quello che tu ci stai spiegando prima. Allora, nel match di maggio, per capirci, sì, Maidana nelle prime riprese aveva messo in difficoltà Mayweather, che poi come un diesel insomma ha ripreso e è poi andato a vincere. Questo match invece sembrerebbe che Mayweather, insomma, possiamo dire che gli aveva preso bene le misure. Sì, diciamo che. Però non abbiamo. Scusa, finisco. Sì, sì, sì. Però non abbiamo visto, posso usare questo termine, il tocco del campione, che nel pugilato è, no, ma colpire e poi magari vincere per KO. Guarda, io quello che dicevo prima, io sono rimasto sorpreso dalla prestazione di Mayweather, perché in altre occasioni l'ho visto veramente spumeggiante, far gioco nei confronti dell'avversario, umiliarlo. Questa volta non l'ho visto, però che dire, io per me Mayweather è il Four for Found per quanto riguarda adesso al momento, per me è il più grande pugile che esiste, però è pur vero che secondo me stia calando anche lui, ma non perché prende le botte, perde o che, però lo vedo un po', non so se è demotivato, se in altri tempi, voglio dire, in altri tempi, in altri momenti, un Maidana avrebbe retto 4 round, 5 round. Io difatti nel pronostico che avevo dato, sì, entro le prime 8 riprese avrebbe vinto prima del limite. Non è stato così, qualcosa c'è che non va nei confronti di Mayweather. Secondo te anche l'età è pronto per il ritiro? Beh, non so se l'età, ma io penso che sia più demotivato. Lui ormai ha vinto, ha battuto tutti, non c'ha più nessuno nella sua strada. Al di là di Maidana, che Maidana secondo me è uno degli ultimi campioni, mm-hmm, che ha incontrato, sì, perché ce ne sono stati molto più forti, ne cito alcuni, Mosley, che la diciamo non gli ha fatto fare il match suo, l'ha un po' demoralizzato, l'ha un po', poi ci sono Miguel Cotto, questi sono campioni veri, pugili veri, che purtroppo Maidana non ci sta neanche vicino a questo tipo di pugilato. Senti Franco, invece vediamo un attimo la parte dell'ambiente, no? Io sono rimasto molto sorpreso, ma nel modo positivo ovviamente, nel vedere quasi 17.000, 16.400 persone all'interno di questo hotel a Las Vegas, l'MGM, vedere questo match. Leggo dal bellissimo articolo della Gazzetta dello Sport su Gazzetta.it che addirittura c'erano 5.000 spettatori per seguire delle banali operazioni di peso. Sì. Ecco. Di questi 16.400 persone, siccome la riunione di pugilato è durata alla bellezza di 4 ore. Sì, sì. E tu ce lo puoi confermare, perché a differenza mia l'hai seguito fino all'inizio, alle 2 di notte italiane, esatto, sì. E la presenza ovviamente ha toccato il picco dei 16.400 ovviamente nell'incontro principale, cioè l'ultimo, quello tra diciamo il match club. Però io leggo sempre dal sito da Gazzetta.it, da questo articolo, che all'inizio, quindi quando tu ti sei collegato, a differenza mia, fino all'inizio, c'era la bellezza di 11.300 persone. Sì, è bello. Franco, non lo devi spiegare a me, spiegalo a chi ci ascolta. Io ti ho fatto un paragone a microfoni spenti, sono i numeri la media di una partita di Serie B in Italia di calcio, e anche attualmente di squadre di Serie A, tipo il Sassuolo, tipo il Cagliari, eccetera.
che significa una cosa di questo genere, un evento di questo genere per il pugilato e negli Stati Uniti? Beh, noi intanto tu stai parlando del pubblico, diciamo, che sta lì, che vede il match, certo, in diretta. Certo. Ma no, non ci dimentichiamo che viene trasmesso in tutto il mondo in pay per view, dove c'è gente che paga per vedere il match. Fortunati noi che in Extreme siamo riusciti a vederlo, ma c'è gente che non può vederlo ed è costretta a pagare i suoi, che ne so, 15-20 dollari per vederlo da casa al televisore. Che dire, intanto un match del genere, che il main event era quello di Mayweather Maidana, ma è pur vero che come contorno, chiamiamolo così, sottoclude di questo main event, c'erano due titoli mondiali, ed è importante. Non è che noi stiamo vedendo una manifestazione di pugilato qui in Italia dove c'è il titolo italiano e poi sono tutti i meccetti di contorno, anche se anche qui in Italia stiamo imparando a fare 3-4 titoli alla volta. Anche il 27 ci saranno due titoli nei prezzi di Viterbo, vabbè, poi magari ne parliamo. Sì, sì, ne parliamo dopo di questo. Dico, il pugilato viene seguito in America, all'MGM, l'hotel MGM, che è una tana proprio dove si sfornano campioni e vengono messi lì, in questa struttura che è l'MGM di Las Vegas. Come puoi non vedere questo, un titolo del genere? Basta pensare che fanno un incontro lì, che sia di cartellone o meno, è un match molto importante, sentito, di conseguenza viene visto da tutti. Pugilato lì, quando fanno un titolo, è una cosa incredibile. Hai detto una gran cosa, è una cosa incredibile. Ecco, appunto perché è una cosa incredibile, e quindi ricordiamo che Mayweather metteva in palio la corona della WBC e della WBA, e quindi c'era una borsa da 32 milioni di dollari, sì. quindi parliamo, Francesca ci scriverebbe, Francesca Giordano, in questo momento state parlando, insomma, di super milionari e di super professionisti. Però detto questo, la cosa che mi ha fatto riflettere guardando i match, no, la riunione e quindi anche il clou, la presenza anche di grandi personaggi dello spettacolo e sì, dello sport. Sì. Io ho riconosciuto Magic Johnson, sì, sì, ma degli attori molto famosi che adesso mi sfuggono il nome, scusate, non è che li sì. conosco tutti, di Hollywood, diciamo vecchi, giovani. Abbiamo visto che l'hanno intervistati. E da quello che si è capito, che è quello che hanno detto, che erano tutti molto affascinati da quella vetrina di quell'MGM, e dove hanno fatto vedere questi incontri. Erano tutti appassionati, al di là del match di Mayweather Maidana, ma hanno riscosso successo anche i sottoclou, ovvero i due ecco. titoli mondiali che hanno fatto. Pensando bene che non è solo il pugilato adesso, se noi ci allontaniamo un pochino, diciamo circa 30 anni fa, noi abbiamo visto in quell'MGM di Las Vegas opporsi gente come Hagler, Ernst, Thomas Ernst, Mano di Pietra, Duran, Leonard, Pryor, Arguello, Wilfredo Benitez, e questi all'epoca facevano la stessa cosa che fa Mayweather. E sotto questo punto di vista mi sarebbe piaciuto molto vedere un Mayweather di oggi contro un Leonardo o con un Duran, Mano di Pietra. E lì non so se Mayweather faceva quello che ha fatto con Maidana e si lamentasse che dall'arbitro mi ha dato un morso. Lì nessuno ti mozzica, ma lì temevano proprio. Senti, ma secondo te anche da queste piccole cose si vede che il pugilato è cambiato? Beh, il pugilato, onestamente, guarda, a me mi piange il cuore dirlo, in America ce n'è del pugilato, in tutto il mondo, insomma, però non è più quello di prima, nel senso che io ho citato i pugili di 30 anni fa, erano uno spettacolo vederli, mentre adesso devi vederti Mayweather o, che ne so, Klitschko. Ma al di là di questo, poi tabula rasa, non vedi più niente, non c'è. Sì, a parte
pugili che però diciamo stanno in fase di calo. Sì, di calo, stanno finendo. Una volta vedere Hagler era uno spettacolo, Thomas Ernst, per cui erano tanti della stessa categoria, questi che ti ho citato, Hagler, Ernst, Durham, Leonard, Praio, erano tutti welter, super welter, la categoria di Mayweather, e questi ogni mese vedevi questi match qui, uno spettacolo. Senti, per chiudere, prima di andare nella prima pausa, per chiudere la, il discorso su, su questo incontro e su questi personaggi, secondo te un Mayweather che ha fatto 47 vittorie, 26 per KO, 0 sconfitte e 0 pareggi, sì, e che per sua ammissione, poi sai, non sappiamo, come si dice, le vie del Signore sono infinite, quindi non sapremo mai se sta dicendo la verità oppure no, lo potremmo scoprire nei prossimi anni o nei prossimi mesi, se questo è il vero penultimo suo incontro e quindi va verso il ritiro. Secondo te entra nella Hall of Fame del pugilato? Sicuramente sì, perché io ho detto, a me piace molto come... come stile di box è completo, certo, al momento dico che è il pugile più forte che c'è nel mondo, però paragonarlo con che ne so, Leonard, non lo so, erano più non lo so, forse perché avevano avversari, cioè un Leonard per battere che ne so Durant o Iron Prior, che era una dinamite quando colpiva, o Arguello, erano tutte altre cose. Lui sì, è bravo, è fortissimo, però alla fine l'unico che avrebbe potuto dargli testa ancora non l'ha incontrato, che è Pacquiao, che poi Pacquiao ha perso prima del limite, un altro discorso, però diciamo lui secondo me più forte avversario che ha trovato è stato Mosley. Che però Mosley mi ha deluso moltissimo in quel match. Poi c'è stato Miguel Cotto, ma lui ha vinto sempre, ha fatto la sua figura, però... Miguel Cotto, ricordiamo, portoricano. Sì, portoricano. Però diciamo, sentire, che ne so, adesso Mayweather Cotto non suona bene come Thomas Ennis Hagler. Assolutamente. Sei stato chiarissimo. Sei stato chiarissimo. Quindi possiamo dire, per far capire a chi ci ascolta, che in questo momento è, come hai detto tu, il migliore, sì. Però quell'Olimpo... Da parte sua non ha trovato... Ecco, non ha trovato avversari che poteva... Senti, l'ultima, perché poi dobbiamo per forza andare nella pausa, ma sai che io poi quando sono un fiume in piena di domande per te... perché contro... non c'è questo incontro... scusami, non mi viene il nome, l'hai detto prima, Manny Pacquiao. Sì, esattamente, perché? Spiegaci un attimo perché non si guarda, può fare. Guarda, io non lo so, Manny Pacquiao, io ho sentito in una sua intervista, ha detto io quando vuole lo incontro, non ho paura di nessuno, anzi sono convinto che lo batto. Questa mi è piaciuta, questa intervista, però è pur vero che Mayweather è, così tra virgolette, lui ha tutto da rimetterci con un avversario che già ha perso un match prima del limite, rischia magari di andare a perdere, dice allora se io voglio rischiare quello che lui vuole, magari che ne so, prendersi la borsa di tutti e due i pugili, ecco. Per cui lui secondo me è molto furbo, dice io ti metto in palio il titolo, ti do l'opportunità di defraudare, di vincere, c'è, i miei titoli mondiali WBC, WBA, però mi devi dare tutti i tuoi soldi, perché a sto punto penso che sia solo quello il motivo e non credo che sia una questione di pubblicità come tanti dicono, poi alla fine lo fanno. Questo non lo saprà mai nessuno se si farà sto match, sarebbe bello vederlo, ma io ripeto, a me piace molto, sono un tifoso di Manny Pacquiao, sì, anche perché Mayweather è un buon pugile ma un po' mi antipatico, però devo dire che vince Mayweather contro Pacquiao, ma sto match me lo auguro che si faccia, ma non lo so. Va bene, ci hai dato una spiegazione perfetta. Allora andiamo nella pausa, rientriamo subito dopo.